the time. Nice work, buddy. Won championship, had good races, had bad races. Like I said, I have nothing to complain. Come on! Yes! Yes! That's a podium, man! That's a wrap! Man, nice one! Nice one! Good way to finish the race, man! I don't know how I did that. Oh, what the fuck? Nice. Yeah! Well done, mate. Hey! Ole! Ole! Ah! Yes, thank you. Let's go, man! Woo! Casper, Benito. What a year, guys. What a year. Yes! Woo! Yes! Come on, guys. Let's keep going. Let's keep pushing. This is for you, guys. Yes! Yes! Oh, my God! Max Verstappen! You are the world champion! The world champion! Buonasera a tutti, siamo tornati su Formula 1 e lunedì notte su PlayStation con il cammino di commento Gatto Iose. Ciao tanto Peppe Russo, fan numero uno di Checo Russo ovviamente. Buono buono buono, allora caro Gatto, come stai? Bene 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 bene, Gran Premio del Canada, stanno per lanciare i resti piloti, c'è. Vediamo qua vicini due filati Mercedes che già si aiutano dandosi la spia. Con Davide. Che si mette davanti a briga. Qua allora i piloti dicono che ci sarà pioggia a fine gara. Alcuni, sì, tra l'altro da notare loro due sono con gomma media. Alcuni sole, vediamo se un attimino le gomme. Sì, non so perché, forse proveranno il passo gara, non lo so. Non lo so, vediamo, vediamo, poi vediamo. Peccato che siamo in pochi stasera, chi è ammalato, chi deve studiare. Peccato, speriamo di riaverne di più. Al polo Ricard, lunedì prossimo. Tanto 10-9 per il buon Secret. Dove lunedì prossimo? Siamo a Paul Ricard. Oh, è tosta, quella lì è tosta, sono tutte toste. Allora vediamo, briga al giro annullato, anche Davide. Sì, ma mettiamo la mappa perché, ok. Peccato per Davide annullato, quindi andiamo su Dome. Alfa Romeo che dopo l'ultima gara lo vediamo in terza posizione, che ha scavalcato il suo compagno SM, forse devo dire team, allora il team più veloce io penso siano loro due, però forse anche il team, uno dei team più sfortunati, più che altro SM che ha avuto parecchia sfortuna in queste ultime gare. Ricordiamo che ne mancano ancora 4 alla fine della stagione, poi riprenderemo a fine gennaio con il crossplay e ospiteremo anche i ragazzi da PC, intanto Fucsia per Dome, che ovviamente ci delizia questo tornante. Sto correndo Checco. Andiamo anche da Checco. La fa bene Dome con la chicane. 10-6 Checco. Vedo che arrivano anche le Mercedes insieme a un Aston Martin. Arriva Checco. Eccolo qua. Pam! Ah, 10-8. Le Mercedes non so se vanno per il giro. Young Mitch arriva adesso, pilota Williams. Cosa ha lanciato? Davide box.
Pole Provision è andato 10 e 2 per Young Mitch. Attenzione che ha fatto Fuchsia Briga il primo settore. Con gomma media. Ah, va a sbattere. Ah, tiene. Adesso un po' alto. SM Fuchs al secondo. Lo vedi un po' scattante ASM Gatto? Eh sì, anche Ciumo, Vediamo Ciumo. Tutti due che vanno. No, io Ciumo no, SM però sì. Andiamo SM, ultima curva. Che la va a chiudere in 9 e 8. Manca Ciumo però. Ciumo non penso ci sia molto, c'è una gialla. Non ci sa nulla. Ciumo c'è anche una scia. Si è avuto una scia perché è andato ai box. Andiamo Ciumo Paul. 9-7 per Ciumo. Adesso anche vediamo se la lobby con il rientro di Dome, altrimenti per solo per la gara la rifaremo. Oh, Xavi. Abbiamo Dragons, pilota As. Otto, nove e dieci, undici e zero. Fa il Davide che monta le soft. Però ha fatto qualche errore. È un po' altino. No, mi era anche annullato. Vediamo adesso si è lanciato veramente. Secret si è lanciato. Tanti. Questa è una pista difficile. Si può passare, ma bisogna anche un po' costruirselo. Comunque tre zone di RS sono ben sufficienti. Vediamo ora. Sono tutti. Arriva a Secret. No. Oh. Si è fermato Secret. Non ho capito cosa ha fatto Secret. No, sinceramente neanche io non l'ho capito. Serve in rettili. Boh. Vediamo allora Jimbo, il buon Jimbo. Sì, sì. Bisogna andare piano. Gli altri sono tutti ai box. C'è Davide che se lo sbaglia lanciato, sì. E Jimbo. Vediamo Jimbo come fa la chicane. Occhio a non tagliare, a non farselo annullare. Buono, buono, buono. E se Davide non è male al secondo settore. Jimbo ottavo. Vediamo poi il buon Jimbo allora come va a chiudere. Anzi no, come va già chiuso. Fire Davide. Mercedes che su PC sta avendo tanta tanta sfortuna. E anche loro due, Neirb e Fire Davide, diciamo che potrebbero fare meglio. Prima gara un po' disastro. 11-2 ottavo. Oh, Secret, vediamo Checco che è annullato. E andiamo da Dome. Andiamo da Dome. Giro. 98 millesimi. E sarà bella combattuta.
Non è la prima volta che Danny Snake arriva in metà qualifica senza tempo. Dome sotto quasi di 4 decimi. No, ma Danny adesso lo fa il tempo, Speriamo. Mancano ancora 7 minuti, quindi dai. Arriva Dome. 8, no, 10-0. Toglie terzo. Mezzo secondo al suo tempo. Va. Allora, dietro, tanti vai box. Si è lanciato Briga. Non so se è un giro veloce o sbagliato. No, vai box. Annullato per Xavi, adesso Danny Snake, allora. Che non vedo un fucsia per Danny. Non lo so, non mi ha segnato il settore. Mi si è buggato Star tutto. Games 10-2. Adesso vediamo come arriva. Ultima curva. 7. Non è pole, è quarto. 10-0. Ecco che si rilancia. Sotto di 3 decimi, Checco. Un 10.5 per ora. Vediamo se riesce a passare ancora. Xavi, Xavi si gira. Mentre c'è Ciummo. C'è sempre Ciummo che è sotto di un decimo. Va a migliorare su 1.09.693. Questa Red Bull. Wow. Sotto di 3 decimi. Toglie 3 decimi. Bravo Checco. Tanto è semi box, domi box. Ciummo. Oh, si rilancia Davide, Jimbo, Xavi che ha annullato, non so se farà un altro giro, vediamo. Allora, ai box. Xavi ai box. Iniziano le prime nuvole. Sì. Vedremo. Adesso danno tutti i box per montare l'ultima soft rimasta. Anche se in realtà le Mercedes sono già in giro di uscita insieme a Dragon Sandrea. Provano a prendere la scia del gatto, dici? Boh, non lo so. Davide sta per lanciarsi. Si lancia adesso. Dai, io almeno spero di vedere sul 10 sia Dragons che Davide che anche Jimbo. Oh, Jimbo annullato. E spero Briga. Anche Briga. Andiamo Davide. Va davanti tutti i box, si lanciano adesso qua. Dragons. Fire Davide. Andato a muro Davide. No, forse ha danneggiato la. Sopra di un decimo, infatti. Andiamo da Dragons. Sotto di 1.5 invece. Jimbo è sotto di 3 decimi. Time Xungs. Thanks for the following. Xungs. Grazie per il following. Davide ha tagliato. Andiamo da Dragons. È sotto di 2 decimi. Sotto di 2 decimi abbondanti. Vediamo allora Dragons come esce dal tornantino. Esce bene. 3 minuti al termine. Vedi che mi sa che si è girato. Boston. Buono, toglie quasi mezzo secondo. Dragon si porta in ottava posizione. Briga annullato.
Piano piano cominciano a uscire. Briga è andato in box a montare le ultime. Ci sarà tanto traffico. Il primo che andrà a fare l'ultimo giro sarà proprio qua, SM. Siamo su di lui. Ma mi sta un po' laggando? O solo io lo vedo un po'... Sembra che si sia sistemato. Oh, io lo sto vedendo laggare tantissimo. Sì. Sì. Sì, sì, sì. Come è finito lunghissimo? Guarda che aveva fatto un contatto con SM. Ah, boh. Andiamo un po'. Si lanciano tutti, adesso sarà difficile tenerli tutti sott'occhio. Ah, SM va a finire il giro, però c'è ancora un'opportunità. Vedere se sarà carburante. 1-9-6. Oddio, ha fatto. Non ho neanche seguito, perché con tutto il lag non sto neanche capendo. Non sto riuscito a capire. Ciummo che si lancia adesso. Ciummo si è lasciato. Danny Snake in linea col tempo di prima. Si è girato Star Games l'ultima curva. Dragons in linea. Arriva Davide. Secret. Secret per lanciarsi. Altro c'è un piccolo problema, perché Brigan non so se riesce a lanciarsi, non ce lo fa di sicuro. Brigan non si lancia perché era dodicesimo. Nerb si ritira. Arriva Dani. 1-9-8, si mette in terza posizione. Si è girato Young Mix, ultima curva. Dom si migliora di un decimo e due. Dome potrebbe vedere anche lui il 9-8, Young Mitch che prende bandiera. Checco? Dome si migliora. Indietro, sì, Dome è l'ultimo che può migliorarsi. Si è girato Dragon Sandrea, forse anche Checco sotto di un decimo. Davide sotto di tre decimi. A Dragon Sandrea, uno dei campioni. Uno dei campioni. Arriva Dome terzo. Bravo Dome. Bravo Dome 9-8. Checco sotto i due decimi. Manca Checco e Davide e Jimbo. Davide ha concluso. Arriva Jimbo, ma nell'undicesimo. Arriva Checco, che però ha mangiato l'ultimo settore. Oddio, non ci sono le due asse piantate. No, Checco non è riuscito a passarlo, quindi pole position di SM che rifila 83 millesimi a Ciummo. Poi è distante più di un decimo Dome, Danny Snake dalla seconda fila in ordine: Young Mitch, Star Games, Checco Russo, Dragons Andrea, Secret Loot, Fire Davide, Jimbo, Nairbe e Chavi. E allora ragazzi, ci vediamo tra pochissimo, che rifaremo la lobby per ristabilizzarla un attimino. A tra poco.
Nice work, buddy. I'm on championship, had good races, had bad races. Like I said, I have nothing to complain. Come on! Yes! Yes! That's a podium, man. That's a wrap. Man, nice work. Nice work. Good way to finish the race, man. I don't know how I did that. Oh, what the fuck? Well done, mate. Hey! Ole! Ole! Yes, thank you. Let's go, man! Woo! Operator. What a year, guys. What a year. Yes! Woo! Yes! Come on, guys. Let's keep going. Let's keep pushing. This is for you, guys. Yes! Oh my God! Max Verstappen, you are the world champion! The world champion! Buonasera caro Trambi, Black Panther, buonasera a tutti ragazzi, stiamo rifacendo la griglia di partenza perché la qualifica un attimo vedeva le macchine volare. E allora, per sicurezza, abbiamo deciso di rifarla. Andiamo a fare la griglia di partenza con Danny Snake, dove è Young Mitch, eccolo qua. Star Games che va invitato, quindi... manca il buon Star Games, che andiamo a invitare adesso. Dove sei, Star? Dove sei? Eccolo qua. Allora, Star Games è entrato, perfetto. Vediamo se arriverà Dome. Allora, Young Mitch, Star Games, Checco. Buona qualifica per Checco. Dragons, Secret, Fire David, Jimbo, Neirb e Xavi. Perfetto. Dome che è terzo. Ci siamo. Gara che inizia sul bagnato e poi finisce sull'asciutto. Eh sì, e sarà bella divertente, sarà bella divertente. Siamo tutti? Sì. E allora andiamo? Cosa aspettiamo? Aspettiamo, vogliamo correre? Solo, eh sì, gatto. E allora attendiamo la partenza. Piove, 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 piove. Vediamo un po'. Sarà interessante anche vedere l'assetto. Adesso con setup gatto sarà fino, non so. Sarà interessante. Sarà interessante, sarà interessante. 35 giri qua in Canada. Vedi qua la gente con l'ombrello.
Adesso devono caricare tutti i setappini. Piano piano. Mettiamo. Dov'è il buon gatto? Dov'è finito? Eccolo qua. Allora, gatto, io metterei pronostichino. Metterei. Lo metto stasera. S, Ciumo e Dome. Metto così. Tanti punti per l'Alfa Romeo stasera. Ciumo. Sì. Dani Dome. Dani Dome. Vai, questa era la gara, quelle proprio. Era il problema, qua sarà che uno non frena il corona, ritaglia dritto, spinge direttamente dall'altra parte. Non so perché questo presentimento, però forse qualcuno esplode i freni o una ruota. Ah, allora vediamo, eccoli i semafori. Partiti subito. Partono malissimo dietro le Mercedes. Ciumo invece si fa vedere sul SM che va subito all'esterno. Pecco Russo, mamma mia. Sì. Dietro una grandissima staccata. Mentre Ciumo. No, piano, qua davanti. Dai, la partenza è stata pulita. Partenza molto pulita. Sì, sì, è abbastanza pulita la partenza, dai. La Ferrari di Checo, un attimo, no! Poi giuro che si è girato, non ho capito chi. Davide si è girato forse. Cioè dietro c'è un po' di lotta. Lotta con Danny Snake. Attenzione Star Games che però si accoda. Sono in quattro qua vicini. Largo Youngmit. Il Star Games ne approfitta. Eccolo. Sfrutta anche un po' dell'air. Se lo passa subito. Tanto Ciumo che. Youngmich, bloccaggio per Youngmich. Attenzione che la pubblica andrà su Andrea su Checo Russo. Oh, contatto, finisce nell'erba. Mamma mia. Che partenza. Comunque dai, da intermedie la pista, quindi ce l'ha, per vedere di nuovo su Youngmich. Tanto davanti Ciumo, un secondo e mezzo a SM, sta letteralmente volando, sicuramente setup, infatti un setup più da asciutto, arriva Danny Snake su Alfa Romeo. Penso abbia fatto un errore, Dome, contatto! Vediamo la lotta da Dome. Sì, da SM e Danny. Mamma mia Danny, che scodata. È uscito male Dani, forse ne approfitta Dome, il compagno di S.O. Si toccano! che gara, si avvicinano anche quelli dietro, Star Games! E non so, vedo Checo che è scalato di posizioni, gatto, ha avuto un contatto? Checo l'ha persa appena in uscita la corona di campione, ma non ho capito che cosa è successo, l'ho visto solo molto lento. Ok, andiamo a vedere se ha qualche danno, Checo, vediamo, è senza ala! Senza la Checo. Qua! Sbagliato un po' SM! Tanto Fuchs Danny Snake, secondo settore. E Jimbo si è girato. Però l'altra approfitta solo Ciumo, perché Ciumo adesso sta prendendo un bel gap. Ricordiamo DRS disattivo con la pioggia. Era più tardi. Ora dei campioni. Dragons su Youngmich, vicinissimo. Ciumo. Grande partenza. Comunque setup totalmente differenti tra SM e Ciumo. Uno sarà più per la prima parte di gara, uno sarà più per la seconda. Stavi dentro su un IRB che però prova a incrociare, anche se qua è impossibile l'incrocio. Oddio, non ci provare. Per ora punti. Dato... Davide, che rischio! Davide ha rischiato di metterla a muro, l'ha salvata per un pelo. Torniamo da parte. Nelle snake è un po' tra in traffico qua con SM. Eccoci qua, un attimo, non so cos'è successo. La pioggia forse è arrivata anche dentro casa mia. Dentro del mistake e si prende la posizione su SM adesso, anzi no, oddio, sono Sensei Zerok, Zerok stess, tutti e due, attenzione che arriva pure Dome,
Grazie, il buon... La curva dei campioni! I due non si può, Gianni Snake! È obbligato a lasciarla andare perdendo molto tempo. Forse anche Dani ha un gara, setup... Che gara, dietro Davide Pastabriga. Wow. Vediamo il replay anche della partenza, devo dire molto molto pulita. Bravi, è stata una bella partenza. Perché sul bagnato ricordiamo che non è proprio semplice senza controllo di trazione. Ma poi intanto briga penalità, ma poi arriverà l'asciutto. Comunque Gatto, si vede veramente tanto il cambio di setup tra una vettura e un'altra. Veramente tanto tanto. E fioccano, sì, le prime penalità. È un qua davanti perché... C'è Davide vicino a Xavi. Adesso sono leggermente un po' più distanti, però attenzione, eh. Sì, è comunque lunga la gara, eh. Comincia a schiarirsi il cielo. Allora Gatto, qua come potrebbe essere la strategia oltre all'intermedia? Andiamo di media e poi di soft? Secondo te? Dipende dal momento della gara. Dani, che filma il giro veloce. Vicino adesso, è vicino, vicino, vicino. Molto vicino. Era sotto. Anche Davide era una distanza da Xavi in questo momento. Oh, scoda in uscita. Come? Queste condizioni sono molto complicate, anche perché i muri sono vicini. Danny Snake è attaccato. Tanto tanto vicino Danny Snake. Oh, dove sta faticando un sacco a vederlo. Scoda moltissimo sulla curva. Vediamo se ci prova qua Dani, ma non penso sia un Oddio no, non ho fatto! Che cosa stava facendo? Non ce l'ha fatta per un pelo. Per adesso c'è tutto il rettilineo, è sotto i due decimi. Utilizzerà un po' dell'Hertz, lo fa. Anche per Dani, setup più scarico, eh. Bianca va a passare Dome. Sì. Lo lascia sfidare, Dome c'è per provare... Oh, carini... Oddio, vediamo... Oh! Dove nell'erba, che rischio per Dome. Giri veloce adesso, chi ha setup più scarico, cari. Inizia a fare la differenza, peccato per... Danneggiato l'ala. Sì, senza ala Xavi. Oh, che bella gara. Guarda, SM da 2 secondi e mezzo, ho già recuperato 3 decimi su Ciummo. E però li ha ripersi adesso, di nuovo. Sì. C'è vicino Star Games adesso a Dome. 6 decimi Star Games su Dome. McLaren. Una gialla, attenzione. Mercedes briga. Si è girato, ha rotto l'ala, mi sembra di sì. C'è un pezzo dell'ala in pista. Sì. Bel gruppetto qua davanti, però Ciummo. Ciummo sta veramente facendo un passo incredibile. Si trova proprio bene sul nuovo gioco Ciummo. Quando all'inizio non era super performante, adesso ha trovato la giusta direzione. E per ora, se finisse così, che la vedo dura, se finisse così comunque Ciummo va a recuperare circa 7 punti su... intanto qua Jankovic su Dragons. 7 punti su Danny Snake. Quando oltre a queste mancano ancora 4 gare al termine del campionato, della stagione 4, per poi a gennaio passare tutti al crossplay, cross platform, con i ragazzi da PC che ci seguono. Yannick è vicino a Dragons, seguiamo la battaglia. Intanto Danny Snake si sta facendo sotto in una maniera bestiale su SM. Sembra, mi sa che quello che è più veloce in questo momento in pista. Yannick è a casa. Vicino a Youngmich, molto vicino, però ancora piove, eh?
ancora piove, però là dietro vanno i box per canonata danneggiata. La pioggia può mescolare un po' le carte, là davanti al momento no, sono sempre loro. Sono sempre il tormentino è un punto fondamentale per provare il sorpasso, perché se tiri una staccata comunque, cioè, se sbagli arrivi largo, c'è tutta la via di fuga. Sì, sì, per quello. Tanto Young Mitchell la scoda. Vediamo un pochino che inizia a vedersi la traiettoria, ma non troppo, un pochino. È un pochino. Mano di giri veloci, Danny Snake, 20 e 5. Danny Snake si fa sotto. Però sto qua a controllare Young Mitchell, perché è quello un pochino più vicino. Forse qua anche ci sarà la lotta. Destra, sinistra. Girano molto simili qua, eh? Young Mitch e Dragons. Eh sì, dipende dalla curva successiva, se sbaglia un pochino può provarci, sì. Almic. Sì, sì, sì. Lo sai che è quasi sotto il secondo, adesso è sotto il secondo. Ah, ha preso penalità. Però non è male adesso. O è un mat, prova la staccata, ma no, un'uscita incredibile. Oh, quanto si avvicina. Oh! Mamma mia, vicinissimo. Là davanti Danny Snake invece fa elastico. 9 decimi, un secondo e uno su SM, più o meno sono lì. Sì, magari gestiscono un po'. La Snake gira veloce. Gialla, c'è. Oh, dietro c'è magari Nair Jimbo. Mi sa che Jimbo l'ha persa, sì, ha rotto l'ala di nuovo, peccato. No, mi sa che ha perso Briga. E Jimbo però ha rotto l'ala. E Briga ancora ha tutta la macchina intera. No, c'è una safety car. Sta andando virtual. C'è una virtual safety car. La virtual safety car. L'ho visto dai cartelli dentro la pista, perché il gioco non ce l'ha segnalato. Ok, adesso è diventato di nuovo verde. Sì, 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 eccoli, Young Beach. È lotta. Però qua ci prova Andrea. No, non lascia andare. È lotta. Vediamo qua. Lì forse doveva provarci. Box Jimbo. Allora, diciamo che Dragons forse ne aveva qualcosina in meno rispetto a Young Mitch. Però adesso vediamo con Young Mitch davanti se riuscirà a stargli vicino. Utilizza un po' dell'air. Stiamo dietro, purtroppo stiamo dietro, ma la lotta... La lotta è qua, e quindi stiamo qua davanti al pilota Haas, sul pilota Williams, per la sesta posizione. Lotta veramente interessante. Mamma. Sono solo al decimo giro qua. Peccato le penalità, perché Young Mitch ha 6 secondi di penalità. Forse per quello che Dragons l'ha un po' lasciato sfilare. Quindi ancora può gestire. Dragons è andato da davanti. Danny Snake non riesce a recuperare su SM. Ma SM, ragazzi, non so cosa è successo. Ma ha recuperato oltre un secondo su Ciummo. Incredibile, gatto, com'è possibile? Dipende un po' anche dalla gestione, perché... Sì, no, Ciummo ha un 50% di Hertz, SM un 36%, Danny Snake quello che ne ha veramente tanto poco. Beh, ricordiamoci che nella realtà le gomme da bagnato sono sempre gomme date per gestire all'inizio, perché se vai troppo forte poi rischi di farle diventare delle slick. Adesso ovviamente sul gioco non è così,
però boh, molto strano. Ecco, si invece cerca di stare sempre sotto. Però dai, bello, sta per esserci una nuova battaglia per la prima posizione. Io andremo di sicuro a seguirla. Comunque i quadranti sono quelli, gatto, del meteo personalizzato, quindi è impossibile averne messa di più. Sicuramente il primo quadrante pioggia debole è un terzo della gara, quindi si tratta di 12 giri circa per la pioggia. Quindi in teoria, se il meteo è preciso, tra circa un giro dovrebbe andare a smettere piano piano e vedremo altri giri veloci. Siamo su Danny Snake, che va ad affrontare la chicane, muro dei campioni. Ora SM ha perso ed eccolo. Insomma, adesso ha dato più gas. Dragons che si riavvicina. Gialla, non so chi è. No, nulla. Danny Snake adesso è vicino. Oh, no. Jimbo! Jimbo che si ritira i box. Sì, effettivamente Favana c'è anche perché sono di Dani è arrivato, perso mezzo secondo SM su Ciummo e Dani ne ha recuperato altro mezzo. Forse un errore per SM, però fucsia per Danny Snake. Secret giro veloce, sì, te l'ho detto, gatto. Sta smettendo di piovere, anzi ha smesso ufficialmente di piovere, il meteo è stato molto preciso. Adesso sarà interessante vedere la strategia, ricordando anche che SM e Dome e compagni di squadra devono stare anche attenti quando vanno i box. Io penso che... allora... ah! Gatto! Potrebbero andare a montare una hard direttamente? Per andare a finire la gara? No, è pericolo, sì. È ancora la traiettoria. Oddio, dipende anche dalle safety car che ci saranno, perché poi anche quello, con quello che succede, può anche fare soft. La traiettoria ancora non si vede, quindi io penso almeno altri due giri di intermedie, almeno. Sì, Danny Snake adesso è sotto. E sotto SM. È tanto vicino. Alfa Romeo contro Ferrari. SM che... una gialla, nulla. Una di che... Anche Dome! E qua adesso sarà interessante capire, vediamo adesso perché è vicino Danny Snake. Licenza DRS è dura a recuperare, intanto Dragons mi sa si è girato. Sì, si è girato Dragons e Fire Davide lo ha superato e si porta in settima posizione. Piano piano si va ad asciugare, 19-0. Fumo è quello che ne va di più per ora. Oh, la traiettoria inizia a vedersi, quindi altri due giri forse al sedicesimo si potranno montare le soft, ma secondo me non... anche Sam adesso nella foga di stare davanti a Danny Snake. Vediamo che adesso ha fatto fucsia al primo. È vicino. Tante penalità. Eh sì, quasi tutti. Adesso col fatto che SM ha preso penalità, Dani sta spingendo anche di più. È vicino adesso Dani. No. Safety car. Lance Andrea, safety car. Safety car, e adesso vedere cosa faranno i piloti. Ciumma, ai box, tutti i box,
tutti i box, vanno a montare le slick ed effettivamente fanno bene. Vediamo un po' le gomme. Non riesco a capirlo per ora. Media per Ciumbo, per SM. Media anche SM, media anche per Danny Snake. 20 giri le fanno le medie, per, gatto. Ward per Star Games. Vediamo, secondo me sì. Media per Young Mitch. Media per Fire Davide. Box anche Secret. Vedere adesso, devono riuscire a scaldarlo un po', perché adesso praticamente diventa un'altra gara, no? E ce l'ha dura. E ripartiranno, qua veramente gatto, ripartiranno secondo me al sedicesimo giro, se va bene. Oddio, no, allora, non penso che, a parte che Briga è doppiato, se non doppiaggio, nel senso... No, non è doppiato, non è doppiato Briga, no. No, è doppiato, però... No, Briga è doppiato, però non so se la certificata lo aspetta. Sì, era doppiato, scusa. No, più che altro che uno non si può sdoppiare. Sì, allora, gatto, sì, ripartiremo. È come se fosse una nuova gara adesso. Una sprint race. Ma magari devono aspettare. Vediamo. Sicuramente per Star Games potrebbe essere buono intanto non prendere penalità e riscaldare un po' le gomme. Ok, mi sa che farà un altro, secondo me farà un altro giro, cioè non lo so, un po' no, più che altro perché deve arrivare anche Xavi e Checco, quindi sì, io penso anch'io un altro giro. Zero punti per l'AS stasera. Sì, andare al giro successivo. Altro giro e penso sia proprio l'ultimo per far tornare Checco. Occhio, sotto regime di safety car, occhio. Adesso penso che partirà, peccato che Briga non possa sdoppiarsi. Questo oramai... Magari può, cioè non voglio vedere, perché poi viene a fare un casino con il gioco. non voglio... Però almeno è in fondo al gruppo, dai, almeno quello. Eccola che rientra la safety.
The current is last. Allora, sarà... Oh mamma, sono tutti larghi. Sarà bella, sarà bella. Ancora metà gara davanti. Scaldano, scaldano le gomme perché adesso sarà ancora un po' fredde. E ci sta. No, Stargate. Oh, no. Si preparano. È partito. Parte ciù. Oh. Oh, anche Star Games penalità. Non ho capito, dove ha passato? E ridà la posizione. Ah, ok. Ok, ok. Ci ha provato Dome, ma il gioco poi ti punisce se non ti punisce la direzione gara. Questo è un vantaggio per i due. Star Games attaccato adesso. Star Games, allora Star Games sicuramente non andrà a fermarsi. Come no? Star Games non andrà a fermarsi, ma io penso neanche gli altri, gatto, sai? No, io penso di no. Andiamo davanti perché. Che SM è vicino a Shumo. È vicino a Fire. Non so se hanno già attivato il DRS. 14 secondi di penalità per Youngmich, quello che ha più penalità di tutti, poi Star Games, Neirb e tutti gli altri 3 secondi. Fire David, Secret e Xavi con 6 e Chummo senza penalità. Adesso dovrà mettere pressione un pochino SM e Chummo per provare a fargli prendere la penalità. Giro veloce. Secret. Secret su Fire David. Entra. È entrato Secret. Torniamo qua davanti, la lotta. Oh no! Di nuovo. Questo è un disastro. Questa forse non troppo favorevole per Danny Snake, gatto. Ma non lo so. Si è stato un po' sfortunato, un po' intruppato nel traffico, adesso ha perso anche qualcosina con Dome. Non saprei dirti. Oh, Davide, tanto vicino a Secret. E adesso è ancora nulla. Avanti SM. Vicino. Eccolo qua, DRS abilitato. SM con un setup più scarico. Andiamo. Tanto che Corusso e Xavi. Anche lì dietro c'è una lottuccia. Interessante. Adesso sarà interessante perché c'è il DRS. Poi dopo con il DRS inizia ad essere più interessante. Sì. Anche dopo penalità. Seconda o prima? Seconda. Dani. Seconda. Dani che perde ancora su SM. Siamo qua adesso davanti. DRS SM. Tenterà l'attacco adesso. Vediamo se c'è dell'esterno, qua l'esterno impossibile. È l'esterno impossibile, costretto a tagliare il Chummo che prende 3 secondi. Lì all'esterno c'è poco da fare. C'è veramente poco da fare. No, più che altro il Chummo è rimasto all'interno. No! Scusa, non so cosa è successo perché stavo guardando la lotta con Kett e Davide. SM si gira, tutto da solo. Tutto da rifare adesso per SM. No, comunque, dicevo,
Ciumbo, come ha fatto a prendere la penalità? È andato troppo largo forse per non prendersi con... Ha tagliato. Con SM. Ha tagliato la chicane. Ah sì, allora sì. Dove molto vicino agli Snake, Dani che sta continuando a perdere tanto, tanto, tanto. Non so se ha avuto qualche rottura. No, non mi sembra. Vediamo se riusciamo a capire qualcosa. Sembra di no. Vediamo che si fa sotto Dome. Si prova, non si prova. Ancora no, però qua provo a provarci, sì. Sì, sì, qua lo fa, qua lo fa. Chiude. Interno. Oh, forse tiene, eh? Oh, l'accompagna un po' fuori, si tocca la contatto, ruota ruota, passa però Dome. Gran vantaggio per Ciumo. Oh, Dani, altra penalità per Dani. Mamma, quante penalità presso il conto. Andiamo Dani, che però non si arrenderà. Il muro delle penalità. Ma SM si era girato? Sì, 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 sì. Beh, è già sotto, eh. Beh. Già lì. Diciamo che ha la quarta, la seconda posizione, scusa, a portata. Da davanti tutti 6 secondi, Stargames addirittura 8 e Ciumbo 3. Oh, Dome Snake va, oh, l'interno, è andato all'interno Dome. Ma qua lo rincrocia di nuovo. Però Dani adesso ha il DRS. È quello, perché il DRS non si prende così, il DRS lo prendi prima, è strana questa scelta. Molto strana scelta. Davanti Dani sta facendo un po' da tappo, quindi... Ciumo avanti a 6 secondi. Sì, Ciumo che va circa un secondo forse più forte al giro. Se vuoi guardare, Gatto, il direttore gara, per capire un attimino quanto ha girato Ciumo in quest'ultimo giro e quanto ha girato Dani Snake in questo ultimo giro. Ok. Aspetta. Oh, è entrato, e anche Dome è entrato male, oh mamma mia. Oh, Ciumo, oh mamma. 19 l'ultimo mamma, giro. Mamma, l'ho vista male, perché Dome praticamente ha frenato molto tardi e Dani si è spostato a rientro. Oh, alla rotta, alla rotta per Dani, ecco perché. Sta girando con la rotta e non so quando la rotta. Non lo so. Adesso l'ho passato anche SM, disastro. Sì, comunque Ciumo ha fatto un 11.9, cioè per dirti che era un botto più veloce rispetto agli altri. Un'altra terra. Prendo tanto Dani. Comunque qualche giro che non sta andando, non so dove abbia preso. Forse nel muro dei campioni, perché l'ala è quella a destra. Tanto vicini, mamma mia quando sono arrivati Samu Cube. Ciao Cube, anzi, ciao Samu, benvenuto. Secret Lutz su Yangmish, ci pro... Calma, calma. Tanto Davide, fai Davide, Checco. Sì, che passa Checco, in ottava posizione si mette. Tanto vicini qua, tanto vicini. Secret su Yangmish, Star Games che... Mamma mia, Ciumo, impressionante. Ciumo va veramente tanto tanto forte.
veramente. 10 giri al termine. Altre penalità. La prende uno, la prende un altro subito. Una lotta a chi ha più penalità. Youngstar Games vicino. Danny Snake. Tutti vicini, comunque non è che hanno un passo male là dietro, più o meno fino a Star Games il passo è molto simile. Fatica a passarsi. Vicino Checco. Oh, rescata Disney. Piccolo spin. Teniamo d'occhio anche Dome che è lì a 6 decimi. Samu che ti fa Secret. Beh, Secret sta facendo una bella gara, eh? Star Games che davanti è arrivato Sudani. Oh, che pelo, oh, che liscio. Comunque se esci dal tornante a 6 decimi, Gatto ne recuperi praticamente 3. Quindi per essere tranquillo, mamma mia, per essere tranquillo devi portare almeno 4 decimi prima del tornantino. Tutti alla caccia di Danny Snake. Attento. Mamma mia. Checco che a 3 decimi da Fire Davide. Lotte fine. 8 giri penso di lotte. Oh no, di nuovo penalità per Davide. Oh, muro per Checco. Complicata. Youngstar Games. Dobbiamo provarci. Danny che adesso oramai è fuori dalla zona di RS da qualche giro. Davanti, ok. Penalità 6 secondi entrambi per Dome SM. 9 secondi per Danny Snake e 8 per Star Games. Quindi per deve togliersi di mezzo Star Games, ma non sarà così facile perché adesso tenterà l'attacco 100%, infatti sì, arriva in scioltezza. Box Danny, Box ha capito che purtroppo non riesce più a... Oh, là dietro si è girato! Fire Davide si è girato, peccato. Quindi adesso sarà lotta per la seconda posizione tra i due piloti Alfa Romeo. Mentre Secret non è distante da Jankovic e a sua volta Star Games per la quarta posizione. Andiamo di qua. Uscita dal tornantino. Sole, ultimi 6 giri con il sole. I due Alfa Romeo se la stanno dando adesso, sì, attenzione però. E no, più che altro qua abbiamo una situazione un po' strana. Mamma mia, come è arrivato forte Dome.
penalità, adesso devo vedere la penalità, SM penalità. Allora adesso qua abbiamo SM a 61 punti, Condome a 71, a 71. SM a 9 secondi e Dome 6. Allora Secret no, non può, no, rispondo adesso anche a Samu Cube. Non è difficile che fa quarto, ma quinto è molto possibile, ma non lo so, perché c'è Checco Russo dietro che ha meno penalità di lui e deve stare fuori dei 3 secondi, ma al momento è 1 secondo e 1, quindi per ora Secret potrebbe rimanere in sesta. Ho tirato Davide, mi sa. E sapevo anche Lara. Oh, 5 giri al termine intanto. No. Che gatto, la pista sembra bagnata, ma non lo è. In certi punti. No, no, come a Austin, è solo tutto mentale, psicologico, non è bagnata. Sì. Comunque la lucidità che ha l'Alfa Romeo su questo gioco è incredibile. Vediamo Secret all'attacco di Young Mitch. Di nuovo adesso ci riprova con la CIA più DRS più Hertz, tutto. Tra l'altro Davide, adesso non so quanti sono i secondi massimi prima della squalifica. Oh mamma mia, si è girato Jankovic per poco che Secret non lo prende. Già sai quanti sono i secondi massimi per la squalifica? Non ricordo. Fire Davide è molto vicino alla squalifica, però. E si ritira. E box, sì, è box. Però il punticino poteva anche prenderlo in 10ª posizione, non capisco il ritiro. Glielo lascia briga. Intanto Checco non so se si è addormentato, ha preso il muro in una zona un po' insolita. Quindi come dicevamo adesso con le penalità. Allora abbiamo Secret che deve stare dentro i 2 secondi per andare in quarta, altrimenti al momento è in sesta posizione, in quinta anzi, però con Checco in 1 secondo e 6, al momento Secret è sesto. Avevo la dietro rotta e la rossa non si controllava più, l'ala dietro di Fire Davide. Davide, abbiamo visto un pochino in difficoltà nel muro dei campioncini. Peccato, manca un po' di allenamento, ma ti rivedremo in forma sicuramente al Paul Ricard lunedì prossimo. Pista che praticamente non bisogna mai frenare, tiri sempre dritto e sei a posto. Dato Jankovic su Secret Lutz, diamo altra gialla, la vediamo. Briga che si gira di nuovo. Solo passare Davide, non è che c'è tanto per fare. Però adesso c'è solo Jankovic vicino, poi per il resto nulla. Questo si possa ancora aprire, forse per la seconda posizione, ma non penso vogliano cercare danni. La seconda posizione. Oh no! Non ci posso credere. Non ci posso credere. Tra l'altro, adesso prima che vai box, incredibile, abbandona subito la sessione SM, nervosismo, lo stato puro. La cosa più incredibile
La lotta finisce qua per SM, purtroppo. Ma comunque è rischiato perché si usciva la safety car. Beh, con due giri al termine è molto difficile che esce la safety car. Non è come sulla realtà, Gat. Veniva per il giro veloce. Che non verrà contato, ovviamente. Perché? Ah no, è nei... Allora... Oh no, è nei 10, però vediamo se riesce a finire la gara. Perché potrebbe, se la finisce prima degli altri, che è più in giri indietro, e non è neanche a punti. Non ho capito sta roba. Perché se sei... Allora, vediamo. Ah, nel 34esimo giro briga però. Ah sì, sì. Ah, allora sì. Se nel 34esimo giro sì. Dovrebbe riuscire a finire la gara. Perché a volte, Gatto, praticamente funziona. Funziona che... cosa succede? Succede che prendi bandiera. Ad esempio, prende bandiera Ciummo e la prendi subito tu perché sei troppo indietro. Sì, sì, ma Briga ce la dovrebbe fare. Però Briga, sì, pensavo che era più indietro. Però, mamma mia, Secret quasi la perde. Ah, Ciummo che va a fare l'ultimo giro adesso. Young Mitch su Secret Lutz e ruota. Si accoda però e Secret pende. Oh, ecco, adesso con la penalità di Secret 15 secondi. No, dovrebbe rimanere sesto. Le penalità sono un casino di penalità, non riusciamo a capirci più nulla. Dovrebbe rimanere santo qua Samu che l'ha guffata a Secret. Tra l'altro non ho capito, ma Gabriel è ancora decimo rispetto a Sam. Vedremo un po' dalla grafica dei tempi. Oh, Young Mitch! Oh, Aleste! No, lì non riesci. È tosta. Ecco il Briganone in questo momento. Deve solo portare a casa la sua Mercedes. Solo portarla a casa. E allora qua davanti ci siamo dimenticati di lui, di Ciummo, va a vincere questo fantastico gran premio, rifila 10 secondi al suo avversario Dome. Star Games che si porta a casa la terza posizione. In questo momento, guardando un pochino la classifica punti, abbiamo Ciummo che era 22 punti di distanza. Ciummo 22 punti di distanza da Danny Snake, così io penso che ne ha recuperati circa 10, però voglio andare a controllare meglio perché non vorrei sbagliarmi, quindi andiamo a controllare un pochino il sistema di punteggio. Sì, dovrebbe, allora sì, se Danny finisce quinto sono 15 punti, anzi se finisce sesto sono
soliti appuntamenti di MotoGP e Misano Moteghi con la PS4 Pro su YouTube e venerdì su PC. Bene, good night, buonanotte a tutti, grazie e alla prossima. Ciao ciao ciao.